Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 soggetti. I reati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente presso il carcere di Augusta. L'attività di indagine ha consentito di fare luce su un'organizzazione criminale attiva tra Catania e Augusta, finalizzata al reperimento e allo spaccio di sostanza tra detenuti dell'istituto di pena, oltre all'illecita immissione e consegna di telefoni cellulari e apparecchi per la comunicazione. Le investigazioni, iniziate a settembre del 2020, hanno permesso di appurare che l'associazione finalizzata al traffico è stata promossa da due soggetti detenuti nel carcere di Augusta. Si tratta di Dario Giuseppe Montone e Luciano Ricciardi.